Hello. Where's Chichi? Ecco qui, questo è il nostro garage e adesso ci dirigiamo verso la pool, verso la piscina. Pronte? Andiamo! Così approfitto per farvi vedere una piccolissima parte, perché la piscina è proprio vicino casa nostra, del nostro villaggio. Praticamente negli Stati Uniti i villaggi, come chiamano loro, i neighborhood, quindi questi residence, hanno le piscine ad uso comune, quindi le piscine condominiali in cui solo i residenti ovviamente possono, a cui solo i residenti possono accedere. Andiamo. Noi siamo fortunatissimi perché la nostra casa è proprio alle spalle della piscina, essendo un villaggio molto grande, alcuni devono prendere la macchina perché insomma, anche chi abita laggiù giù in fondo, venire a piedi, vengono con le bici, alcuni però vengono in macchina perché loro sono molto comodoni. Questo è un grande prato, uno spazio verde su cui loro giocano a football, vengono con i cani, li fanno correre. Ci sono le stazioncine, diciamo, con i paletti, con le bustine per i bisogni dei cani ovunque, ad ogni angolo. E tutto pulitissimo e curato. C'è la maintenance, quindi chi cura gli spazi verdi, gli spazi comuni. Le case sono di 4 o 5 tipologie diverse che si ripetono. E quella laggiù è la pool. Le macchine qui dentro devono andare a 15 miglia, che è praticamente come stare fermi, devi andare pianissimo e c'è la polizia che gira e che controlla che tutti rispettino le regole, figuriamoci. Su questo qui non c'è proprio alcun dubbio, non c'è da aver paura. Sul rispetto delle regole sono eccezionali. Nel retro della pool, quella casetta che si vede lì, c'è il clubhouse, che è una stanza molto grande, quindi c'è una sala con una cucina completamente arredata col camino, i tavolini, i divani, e frigorifero, cucina, forno, microonde, tutto, e in cui si possono fare delle feste, quindi si affitta per un weekend. Guardate il coniglietto laggiù, andiamo a vedere. Dicevo, questo clubhouse, che ha anche lo spazio esterno con i barbecue grill, il playground, nel retro della piscina c'è, ecco la polizia, guardate. Un bunny! Hello bunny! Ciao coniglietto! 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 Don't run, just walk! Ecco la piscina, questo è il clubhouse che vi dicevo. Loro hanno lasciato le bici qui. Questa è la nostra bici con la carrozzella per Cecilia. E questa è la pool. Pronti? Sì. Questa è la piscina. Ora non posso più riprendere perché sennò questi si innervosiscono. Ecco qui. Qui c'è il codice, c'è una bottoniera con un codice ovviamente che conoscono solo i residenti, e questo è il clubhouse di cui vi parlavo poco fa. Abbiamo fatto diverse feste noi qui. È comodo perché non devi fare granché, alla fine devi semplicemente guardare dentro, ma non so se riesce a vedere. Tavoli, e nel retro c'è il gazebo con il grill,
tavoli e il playground, diviso per fasce di età. Questo è per i bimbi dai 5 ai 12 e quello laggiù è per i bimbini più piccoli. Tutto molto tranquillo, molto curato. Questo è ancora l'interno del clubhouse. Io ho depositato le bimbe con il papino e me ne torno a casa. Quello aperto è il mio garage. Sì, ho lasciato il garage aperto e non per dimenticanza, perché è una cosa che si fa, che facciamo qui, e lo faccio anch'io. E all'inizio ricordo che chiudevo tutto e poi ho visto che si può lasciare il garage aperto ed è una cosa meravigliosa a livello psicologico. E non si può fare ovunque, è normale che ci siano delle zone brutte o comunque più insomma meno tranquille, però io approfitto della tranquillità e della sicurezza di questo posto e ho vissuto questa tranquillità di poter uscire e non girare nemmeno la chiave o di lasciare comunque il garage aperto e la porta che è giù in fondo dà direttamente in casa. Ci prepariamo per una passeggiatina serale? Sì! Tu sei pronta? Sì! Tu sei pronta? Andiamo? Sì. E non mi aspettano mai. Oh, sembro pure atletica in questa inquadratura. Sono tutto fuorché atletica. Però sto guidando la bici. Si dice guidare la bici, boh. E andarmi a schiantare contro qualcosa. E facendo un video. Ok, così vi faccio fare anche un giro per il nostro villaggio, anzi giro la camera così vedete un po' dove viviamo, dove abbiamo vissuto per tutti questi anni. Guardate la signora, oh, io stavo cadendo in tutto. Gli alberi della Virginia sono una delle cose che mi mancherà di più in assoluto, bellissime, soprattutto queste querce. Guardate che bello. Ecco gli altri coniglietti. È pieno di coniglietti. Sono tre che poi fanno i nidi davanti a casa nostra. E intanto guardo queste due che mi gironzolano intorno. C'è una quiete incredibile, si sentono solo loro. Allora, guardate questa tipologia di casa, vedete il balconcino? È finto. Sì, io ci ho riso per 3 mesi quando sono arrivata perché non mi spiegavo perché facessero i balconi finti. L'architettura è diversa. Ad ogni angolo ci sono le stazioncine con i sacchetti e il bidone per i bisogni dei pets, dei cani. Le case che vedete sono case unifamiliari, quindi ci vive una sola famiglia, anche la nostra, siamo solo noi. Infatti i primi giorni che eravamo qui e facevo le videochiamate con la mia famiglia, le mie zie, i miei cugini, amici, dicevano: ma è un palazzo? Quante famiglie ci vivono? No, ci siamo solo noi. Ma grazie, hanno questi spazi infiniti. E noi siamo in un pieno centro urbano, grande, questo villaggio è in un centro urbano molto molto sviluppato. La scuola è proprio lì. Lì c'è l'ingresso sulla strada, dalla strada principale.
si accede da lì. La scuola è in fondo a sinistra. C'è un semaforo e poi c'è la scuola delle bimbe. Ancora spazi. Qui siamo più vicini all'ingresso. La nostra casa invece è un po' più all'interno, quindi siamo più, diciamo, tranquilli. Sono tranquilli anche qui, però ovviamente da qui passano più macchine, passano più persone. E qui ci sono diverse tipologie di case. Qui ci sono anche delle bifamiliari. Guardate questa quanto è carina, con le sedie a dondolo fuori. Qui c'è un altro playground. Guardate la cura e l'attenzione che hanno per gli spazi esterni. Vedete che bella. Queste sono sedie Coastal Beach Style. Guardate che bellina, molto molto carina. Con il suo caschetto unicorn. Ecco, qui c'è la strada principale. Che comunque non è una strada, una highway, è una strada grandissima. Quindi è molto tranquilla. E di fronte c'è un villaggio gemello, con case però tutte bifamiliari, quindi più piccoline. E ora ci avviciniamo verso casa nostra. Truck, guardate quanti truck, pick up, perché l'americano deve avere il truck. Guardate, hanno tutti, quasi tutti, le ghirlande alle porte d'ingresso, sulla porta d'ingresso. Ed eccoci a casa. Good job, Gigi.